Ragazzi, io tipo ho i muscoli indolenziti che non avete idea. Ora sto cercando nel mio zaino fotografico. Cavolo, è il tripiedino. Ah, vabbè, intanto prendo il portafoglio. Non so, sto cercando il tripiedino dello stabilizzatore. Vabbè, posso fare anche senza adesso, dire la verità. È ora di pranzo, volevo farmi qualcosa di leggero, quindi una caprese, visto che c'è anche bel tempo. Oggi dovrei anche dar da bere, l'ho fatto ieri sera, ma con sto sole le piantine hanno sete. Allora, io senza treppiede vi posso appoggiare qua, sperando che voi non cadiate. Sì, dai, va bene. Prendiamo del basilico. Ho visto tipo un video che spiegava come prendere il basilico e ho scoperto di aver sbagliato tutta la vita. Cioè, mamma mia, che profumo! E non va preso dalle foglioline, ma apparentemente dovrei togliere un rametto. Speriamo, cioè, magari mi hanno preso in giro. No, a me dà anche fastidio togliere la parte alta perché poi non vedono più il sole. Vabbè, magari prendo la parte alta delle piante davanti, così quelle dietro vedono. Ok. Comunque l'antilumache penso che stia funzionando perché non ne vedo neanche una. O c'è troppo caldo per le lumache, quindi sono tutte stecchite. E adesso ora di pranzo mi metto a cucinare, vabbè ci metto 2 minuti, una cosa semplicissima. Volevo farmi le bruschette ma penso di non avere abbastanza pane, forse solo una fettina ma poca roba. E dopo mi metto a lavorare, a fare il video di ieri così poi non ci penso più, anche perché oggi, mi sono ricordato, devo editare un sacco di vlogs arretrati, mannaggia. Va bene essere sani e ci provo. Cioè, insomma, vi faccio vedere. Allora, qua abbiamo, mamma mia, mi fa diventare matta sta videocamera. Abbiamo dei pomodori, del pane, ci faccio una bruschetta, un paio di mozzarelle e qua adesso il basilico del giardino, no? Solo che io voglio aggiungere un pochino di vita alla mia vita. Di conseguenza aggiungo un fattore, vabbè, metto gli ustarini, insomma. No, mi mangio i würstelini così on the side. E va bene così, ragazzi. E si presenta bene, pomodorini, un paio di mozzarella, würstelini, maionese dentro il formaggio. Non so se, neanche se sia una bella combinata. E poi bruschetta. E qua ci siamo presi questi infusi, quelli freddi. Questo cos'è? Cosa aveva? Non mi ricordo neanche già più. Arancia e fragola. Arancia e fragola. Oh, signore. Devo aspettare qualche minuto, io di solito sono il tipo di persona che lo lascia dentro al posto che 4-5 minuti, anche 6 ore, però stavolta proviamo la ricetta per come è stata intesa. Intanto inizio a portare fuori la roba, anche il ventilatorino, voglio stare bene oggi a pranzo, mamma mia. Ho decisamente l'acquisto migliore di quest'estate e adesso pranzettino iniziamo un po' a mangiare. Ho deciso di mettermi a editare in giardino. Perché si sta abbastanza bene, cioè c'è caldo, però dico vabbè, mi metto qua, ogni tanto c'è l'arietta, anche solo per non stare chiusi in casa, no? Cioè dentro c'è più fresco, si sta meglio, anzi chiudo la porta così rimane il fattore che si sta meglio dentro e non entra il caldo. Cioè per dirvi, dentro c'è scritto 28 gradi, ma secondo me è impossibile, mentre fuori lì c'è scritto 31. No, vabbè, non so. Dentro vi posso assicurare che si sta meglio. E io adesso mi metto un pochino a editare i vari video, tutte le varie cose. Partiamo da quello del DJ di ieri sera, dopo andiamo a ritroso. E noi ci aggiorniamo dopo. Finito di fare tutti i video. Manca solo quello di oggi, ma appunto oggi sto ancora lavorando, cioè sto ancora filmando, quindi editerò un altro giorno, forse stasera se faccio in tempo. E adesso io vado in palestra, mi sento ispirato, ma visto che mi sono detto di fare almeno 2 giorni, eccola qua! Mi è venuta addosso, rendiamoci conto. Cioè, vediamo se l'ho catturata.
Sai che l'ho beccata? Ma c'è, guarda che stupida! Cioè, mi sei venuta addosso, te l'ho provato a prendere. Vabbè, non importa. E se non ci si impone questi obiettivi, ragazzi, non si fanno. Io avrei stravoglia di stare in casa oggi, chillarmela che sono stanco, ma non è così che si fa. E quindi andiamo in palestra. Quindi adesso mi sa che prenderò la macchina, dai, prendo la macchina. Palestra fatta, ragazzi, adesso andiamo a fare un piccolo apericena con tipo mio zio, il mio cugino che sta per partire un anno in Messico, fa la stessa cosa che ho fatto io e partirà, cosa divertente, lo stesso giorno in cui sono partito io, ma 10 anni dopo, io il 12 agosto 2014, lui 2024. E niente, quindi è tipo una serata di addio, starò lì un'oretta e poi devo andare via di già. Bene ragazzi, adesso saliamo su al Porcellino. Passa su una mezz'oretta e poi si scende di nuovo. Mamma mia, una vita di corsa, una vita di corsa, di corsa. E niente ragazzi. Io a dire la verità avrei anche la camicetta su, cioè nel baule, però penso che non sia per niente necessaria. Ora stiamo iniziando questa salita che non so se rende l'idea, ma è abbastanza pendente. Mamma mia! Mamma mia! Vabbè, ragazzi, noi dobbiamo sperare che qualcuno non scenda. Non so neanche se, tipo, è doppio senso. Io do. Mamma mia! Oh, wow. Cos'è sta salita? Oh, adesso volto qua perché. Ah, ragazzi, questa una volta l'avevo fatta col one wheel, mi ricordo, col monopalla e stavo morendo. Ero io e il Chicco, mio amico. Io col one wheel, lui aveva uno skateboard elettrico e il suo skateboard non ce la faceva, non ce l'ha fatta a fare tutta questa salitura, mentre il one wheel, ovviamente. Spero che sia di qua. Ovviamente One Wheel sì. Ovviamente One Wheel sì. Però abbiamo fatto un bel giretto, mi ricordo 256 metri di dislivello, non ricordo ancora. Per salire fin su, poi siamo scesi, quindi la batteria si è anche ricaricata un pochino e poi ci siamo fermati in un baretto perché sennò non era possible. Vedete ragazzi, siamo arrivati qua, musichetta, come al festival che abbiamo visto il mesetto scorso, con la chitarra elettrica e il chilling, comunque tra poco scendo che ho un po' di cose da fare e non ho portato neanche il microfonino, quindi non so neanche se mi sentiate bene. Oh, per qualche ragione qua ci sono delle pollastrelle, quelle che mi merito, quelle che si merita Giovanni. Guarda che bella. Sono Ciao. utili anche. Sai che hanno il collo che è tipo strastabile? Sì. Ho visto che c'è gente che metteva. C'era Ho un visto un tizio che video. faceva il. Ah, anch'io ho visto Sì, lo stesso una che fa gallina. il video tenendo la gallina per stabilizzare la telecamera. Cioè, che gli ha messo la presa la GoPro Sì, in sì, sì, testa. sì. Ma è pazzesco? È Sì. pazzesco. Fa proprio ridere. Ciao! Non è che me lo becchi, vero? No, no, la no, sono lontano. tranquillissimo la gallina. Ragazzi, come da tradizione, iniziamo a vedere un pochino di statistiche della settimana e scopriamo se aprire questo canale va bene oppure no. Allora, partiamo dal principio. Questa settimana 688 views, il 21% di più rispetto alla settimana scorsa, quindi ottimo. 123, no, cosa? Quante, scusa, 25 ore, quasi 26, quindi average rispetto alla settimana scorsa. E la bellezza di 2 iscritti guadagnati nell'ultima settimana. Quindi, ragazzi, che dire? Perfetto, perfetto. Voi continuate così numerosi, spacchiamo, rompiamo l'algoritmo. Quindi, se non l'avete già fatto, mettete mi piace. Attivate la campanella, commentate, facciamo un boom perché solo YouTube, il daddy YouTube funziona così, ragazzi. Bisogna un pochino stimolarlo perché sennò non si fa nulla. Niente, io ora vado a letto che non è neanche così tanto, 11 e mezza per i miei standard, è presto però
devo dormire, ragazzi, quindi... Oh no, non posso, devo innaffiare il prato, altro che dormire. Ah, mannaggia. Vabbè, si scherza, si ride, ma purtroppo devo innaffiare il prato.